Buongiorno e bentornati in un nuovo video in cui scopriamo un po' di creazioni in resina, quindi le scoperte resino e sedimina. Non sono tantissime creazioni perché in realtà ho semplicemente voluto provare, ha parlato anche la mia Yume, ho semplicemente voluto provare i nuovi pigmenti olografici che mi sono arrivati da Sparkly Tresor Shop, i nuovi glitter, il nuovo stampo di Flick Emporium, insomma. Ho cercato di provare un pochino le cose che mi sono arrivate e siccome sapete che io le uso anche nella resina, questo è quanto. Perdonatemi se la luce non è delle migliori, sono in un punto dove c'è luce, perché sapete io cerco di usare sempre luce naturale, ma arriva molta ombra insieme alla luce, infatti se metto una mano già fa molta ombra, cercherò comunque di farvi vedere bene ogni effetto. Allora, iniziamo subito. Iniziamo dallo scoprire questi qui che sono dei cabochon che dovrebbero andare poi inseriti nelle vasi cameo. Ne ho fatti semplicemente tre. Andiamo a vedere prima questo che ha dei fiori. Oddio, non so perché non viene facilmente via. Questo è per colpa della Resin Pro. Io ho usato quella perché sapevo fosse più lucida, ma non devo veramente più toccarla. Ma tra l'altro sono rimasti morbidi, cioè da ieri sera ad oggi non è possibile una cosa del genere, ma. Penso che proverò a rifarli con la Feel Crystal. Allora, questo è il primo cabochon. Spero che lo metta bene a fuoco. Ha dei fiori inglobati all'interno, fiori essiccati ed inglobati. Ed è moscissimo, cioè è morbido. Ieri la colata era giusta, non c'erano problemi di nessun tipo, ma è rimasto morbido. Quindi. Non so cosa sia successo sinceramente. Poi ho fatto questo, cioè guardate, ci mette proprio tanto ad uscire e sono ancora morbidi. Ieri non mi sembrava di aver fatto nessun errore, cioè va bene, la Resin Pro ogni tanto mi fa qualche casino. Oh, che carina, bellissimo! Scusatemi, non ve lo stavo facendo vedere. Ho creato praticamente un piccolo mini mondo per Ariel, che andrà ovviamente poi da sopra. Insomma, poi vedrete come verrà. Ma praticamente ho creato questo piccolo cabochon dove c'è Flounder con delle alghe, questi glitter che sono fantastici perché se li vedete in un punto sono blu ma sono anche verdi. E poi le bubbles, i Pop the Bubbles di Sparkly, che mi erano arrivati da pochissimo e li avete visti nello scorso video. Che sono praticamente come delle bollicine e mi è piaciuto tantissimo mettere questi perché fanno tanta luce e in più sembrano proprio le bollicine di Flounder. Questo è bellissimo, questo non vedo l'ora di usarlo per Ariel, è troppo troppo bello. Speriamo che si asciughino bene, io magari li lascerò poi ad asciugare un po' più di tempo. E poi c'è questo qua, l'ultimo, che era per una carpa koi. Infatti ci ho fatto una specie di, vedete, sì, viene proprio inglobato la Resin Pro. È una cosa bruttissima, io spero che la Feel Crystal sia tanto lucida quanto questa. E quindi questo qua era lo stampo, è approvatissimo, gli stampi di Flick Emporium sono sempre stra approvati. Ta-da! Che carino anche questo, mi piace tantissimo! Ho messo il pigmento olografico sotto per dare l'effetto dell'acqua, non so se si vede, fa tantissimi colori. Poi c'è una ninfea. E dietro la ninfea, forse si vede meglio se metto la mano dietro. Dietro, cioè davanti alla ninfea, anzi, sta nuotando questa piccola carpa. E questo appunto servirà per una specie di koi. Quindi sono stra soddisfatta di come sono venuti questi qui. Cercherò di farne tantissimi diversi. E andiamo subito a scoprire le varie basi cameo per vedere se riusciamo a metti a fuoco, caro telefono, se riusciamo a inserirli da qualche parte. La prima che voglio andare a scoprire, sempre con uno stampo di Freak Emporium, è questa base cameo. Ma sono tutti morbidi. Cos'è successo, scusatemi? Che la mia bilancia abbia fatto danni, cioè l'ho fatta ieri sera questa colata, non l'ho fatta stamattina. Anche, ma morbidissime le cose fatte con Feel Crystal anche. Oddio, non mi dite queste cose. Perché non si sono indurite? Le lascerò indurire un po' di più. Oh mio Dio, è la cosa più bella del mondo, spero ci sia abbastanza luce per vederla. È praticamente verde, tutta olografica, con il pigmento olografico verde. Infatti fa un sacco di luce. Mi sono fatta piena di glitter e pigmento anch'io. E qui sopra che ci sono sia pigmento che glitter emerald. E niente, è bellissima. È veramente bellissima. E qui dentro ero indecisa se farci Ariel. Quindi, oh, come ci sta carino! È troppo bello! Ero indecisa se farci Ariel con Flounder. Oppure questo con la koi, ma non penso perché per la koi ne ho un altro,
Oppure questo qua a tema natura, anche questa ci sta molto bene, però essendo comunque sul verde sono i colori di Ariel, bene o male, quindi io direi che con Flounder ci sta benissimo, è troppo carino. E poi ci vorrei fare una Ariel qui praticamente davanti. Penso che l'idea potrebbe essere davvero davvero molto carina, se solo capissi il perché le basi non si sono asciugate, cioè io vorrei davvero davvero tanto sapere perché le basi non si sono asciugate. Allora, ecco qui l'altra base che è mio, che volevo usare per una koi, è praticamente questa qua. E ora la andiamo a provare, solo che qua io non dovevo fare lo sfondo e l'ho fatto per sbaglio, quindi voglio vedere anche come ci sta. Beh, no, sta benissimo anche con lo sfondo. E questo qui sarebbe per una koi, poi magari lo vado a decorare un attimino con qualche ossido, non so, vado a fare qualche piccola decorazione per renderlo un po' più carino, un po' più... in contrasto con il trasparente del Cabochon, però credo che ci stia davvero davvero molto molto bene. Sì, secondo me ci sta davvero bene. Adesso andiamo a scoprire le altre piccole basi. C'è questo stampo qua, soltanto che ora molti stampi non si staccheranno secondo me per il fatto che appunto la resina è troppo morbida. Io non so cosa sia successo. Allora, che bello anche questo, bellissimo. In questo qui ho fatto semplicemente un verde con il glitter barra pigmento emerald sempre di spartite sul shop, ci sta da dio, mi piace da morire veramente, anche questo è stra bello, secondo me vince. Poi non so se vedete sul retro, ne sono andati veramente veramente pochi sprecati, mentre sono tutti sul davanti, quindi funziona benissimo nella resina, direi che è assolutamente perfetto anche questo. Poi qua c'è questo qui fatto con un altro pigmento olografico che era viola, anche questo non vedo l'ora di vederlo com'è. Bellissimo, bellissimo. Qui ho usato due pigmenti olografici, qui c'è il Fairy Powder, però c'è il glicine dietro, e qui c'è quello viola, vediamo se si vede. Sì, si vede e fa benissimo tutte le luci. È bellissimo, è venuto benissimo anche questo, mi piace tantissimo. Stra bello anche questo, anche questo qua potrebbe star bene con i fiori, per il fatto che... ecco qua. Sta bene con i fiori per il fatto che c'è un fiorellino, eccolo qua, che è viola, e la base anche quindi sarebbe sul lilla viola. Ok, poi lo proveremo anche negli altri comunque. Sempre con il viola, quindi sempre con il pigmento olografico viola, ho fatto questa base. Che rabbia che non si stanno asciugando. Eccola qua, anche qui fortunatamente si vede benissimo il cambio di colore della base. È bellissima anche questa, mi piace da morire, molto molto bella anche questa. Poi ce ne sono altre due del mio cambio preferito, questa è tutta con un viola più chiaro e ha dei glitter, che erano i glitter ametista. Anche questa molto molto carina, però sul base così trasparente non saprei. Molto molto bella comunque anche questa come è venuta. Poi c'è quest'altra che era Attiva Natura, ho fatto un mega mix di vari glitter e pigmenti, insomma c'è veramente un mix. Wow, bellissima questa! Bellissima, veramente veramente bellissima questa, ha vinto tantissimo. È bellissima questa, davvero davvero bella bella bella. Direi che secondo me i fiori su questa ci stanno. Sì, direi proprio che i fiori su questa ci stanno, perché sembra fatta apposta a tema natura. Perdonatemi il cane che abbaia, però ormai non saprei che altro fare, veramente. Poi c'è questo qui fatto anche con sempre questa specie di tema natura, però senza pigmento spennellato sullo stampo, quindi ci sono soltanto i vari glitter all'interno della resina. Ed è bellissimo anche questo, è stra bello anche questo. Direi che merita tantissimo in generale, anche semi-trasparente, ma merita tantissimo in generale proprio questo mix di glitter che ho realizzato interno alla resina. È davvero davvero troppo bello, mi piace tantissimo, sembrano molto ottima natura, quindi sì, mi ispirano parecchio. Poi c'è questa base qui, che se non mi sbaglio dovrebbe essere uguale a questa. Oddio, ci sono venute due bolle che non mi venivano mai qua, guardate.
una qua e una qua, ma sono perfette perché potrei attaccare i gancini poi da qui, cioè va bene, perfetta. Ecco qua, questa è la base. Ed è esattamente come questa qua, semitrasparente e piena di glitter ametista. Mi piace tantissimo il colore, soprattutto che è venuto di fondo. Poi con uno scarto ho realizzato questa stella marina, tutta perlata. Qua c'è non so cosa, comunque niente di che, niente di particolare. Era semplicemente uno scarto, ecco appunto, che potrebbe star benissimo attaccato a questa base cameo, guardate, che è un po' grossa, però ci potrebbe star bene. Poi ci sono altri scartini, quindi in realtà abbiamo praticamente finito. Ci sono queste due gemme. Metti a fuoco però, ma perché non mette più a fuoco questo cavolo di telefono? C'è questa. Questa. E poi questa base che ho fatto con degli scarti essenzialmente, ma è venuta molto carina. Sono appunto degli scarti, ma ha praticamente un angolino sulla viola, perché c'era appunto altro scarto. Comunque è molto molto carina anche lei. Quindi, ninetti, questo è stato tutto lo scopriamo di oggi. Come vedete all'inizio non erano tantissime cose, ma alla fine ho provato un po' di cosine nuove e sono rimasta davvero stra soddisfatta dei vari effetti che sono venuti fuori. Mi piace tantissimo il viola olografico, ma credo che nella resina, anzi non nella resina perché io lo spennello sullo stampo, ma credo si sia capito perché guardate questo stampo come sta. Nella resina, diciamo, rende molto molto bene. Infatti questa è venuta per esempio benissimo, proprio effetto natura, effetto boschetto. Qui c'era sicuramente una fatina. Questa è stata la mia, in totale, proprio completa, è stata la mia creazione preferita di tutto questo scopriamo, perché Flounders sta benissimo. Ecco, ho deciso di fare questa cosa su questi cabochon con retro trasparente, perché essendo pieni, cioè essendo bombati, mi danno più profondità nel creare una specie di mini paesaggio rispetto a quando magari lo facevo tipo in ninottoline e poi ci colavo la resina sopra, diventava tutto piatto e non c'era molta profondità. Invece così posso dare profondità, infatti si vede tipo Flounders che naviga, che nuota più avanti, poi si vede anche gli alghi un po' più dietro, questi si vedono ancora più dietro, questi più avanti ancora di Flounders. Insomma, mi dà più profondità e mi piace tantissimo, secondo me, l'idea. Poi penso che questa qua ci farà una bella aria qua intorno. Insomma, spero di poterlo utilizzare presto, se magari si asciuga. Spero proprio che si asciughi. Va bene, quindi niente, continuerò a piangere se non si asciugheranno, penso, ma al massimo li ricreo. Anche questo qui mi piace tantissimo, anche se mi sarebbe piaciuto di più se il retro fosse stato totalmente trasparente. E niente, quindi ninetti, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine del video e vi mando un bacione gigantesco. Fatemi sapere con un commento qui sotto qual è stata la vostra creazione preferita e niente, noi ci vediamo molto molto presto in un prossimo video. Ciao.